Niki Laudas Ferrari. Nella storia dello sport si può entrare in mille modi, per lo più si entra da vincenti. In qualche caso però si può entrare anche da perdenti. E sapete quando? Quando questo status di perdente però restituisce una cifra altrettanto robusta alla dignità di uomo, con i suoi dubbi, le sue perplessità, le sue paure. Questa è la storia del 24 ottobre del 1976. Parliamo di Formula 1. Siamo sul circuito del Fuji in Giappone. Va in scena l'ultimo episodio di un controverso e tribolatissimo campionato del mondo, quello appunto del 1976 di Formula 1. Il Gran Premio parte alle 6:30 ora italiana, è una domenica, alle 13:30 ora giapponese. Io avevo 9 anni e mi metto la sveglia molto presto perché ero un appassionato, soprattutto ero un appassionato di Niki Lauda, che quella mattina è ancora in testa alla classifica del campionato del mondo, ma con soli 3 punti di vantaggio sul suo principale rivale. Rivale in tutto, rivale in classifica, rivale come scuderia, ma rivale come modo di essere, rivale sul piano fisico, il modo di interpretare la vita. L'inglese James Hunt, che guidava una McLaren. Ma in realtà questa storia del 24 ottobre 1976 comincia qualche mese prima. Comincia il 1 di agosto di quello stesso anno sul circuito del Nürburgring, Germania. Niki Lauda è il pilota del momento. Ha vinto il titolo mondiale dopo tanti anni con la Ferrari l'anno precedente nel 75 e si appresta a vincere abbastanza agevolmente anche questo del 76. Siamo a metà il campionato in corso e il vantaggio su Hunt è già abbastanza consistente, ma soprattutto la Ferrari vince abbastanza serialmente tutte le gare o quasi. Quel giorno si corre in Germania. Il circuito del Nürburgring è un circuito molto antico, molto lungo e molto pericoloso. È stato oggetto di una serie di proteste da parte dei piloti stessi, che lo ritengono troppo pericoloso, al punto che la licenza, i circuiti sono soggetti a licenza che scade anno dopo anno, per quel circuito è fissata appunto nel 1976. Dunque quello di agosto, del 1 di agosto del 76, è l'ultimo Gran Premio che si correrà in Germania su quel circuito. 15 giorni prima, negli Stati Uniti, una riunione del sindacato dei piloti era finita malissimo, perché proprio Lauda, insieme ad altri, sosteneva l'assoluta necessità di non disputare la gara in Germania per un'assenza dei requisiti di sicurezza. Praticamente il circuito è troppo pericoloso e fatiscente, non ci sono vie di fuga, l'asfalto è sconnesso, poi bagnato diventa ancora più pericoloso. Il sindacato piloti si spacca, da una parte la fazione legata a Lauda, dall'altra quella legata a Hunt, non si perviene a niente, insomma si va sul circuito. Piove, naturalmente, perché le cose poi vanno fatte anche bene, e al secondo giro di quel Gran Premio di Germania, la cui prima fila è stata caratterizzata ancora da Lauda e Hunt, al secondo giro, all'uscita da un curvone, il terreno è ancora bagnato, mezzo e mezzo, in maniera tale che le macchine non abbiano tutte quante operato la stessa scelta per quanto riguarda i pneumatici. Dicevo, al secondo giro la macchina di Lauda si gira, sbatte contro il guardrail, torna in pista, si incendia e lì viene investita da altre 2 o 3 macchine. Thank you.
Lauda brucia all'interno della sua macchina. Viene tirato miracolosamente a forza, tra l'altro soprattutto da Arturo Merzario, pilota italiano, e poi resta per dei mesi tra la vita e la morte in un ospedale a Coblenza. Lì i medici fanno il miracolo, soprattutto Lauda fa il miracolo. Insomma, nel settembre Lauda torna in pista in maniera miracolosa dopo neppure un mese e mezzo. Ovviamente non è più lo stesso, soltanto per levarsi e mettersi la tuta ignifuga è un massacro, perché la pelle si appiccica alla tuta e ogni volta ne viene via un pezzo. Ha anche ancora problemi di respirazione, oltre che problemi psicologici, ma torna in pista. Non è più quello di prima. Hunt nel frattempo ha recuperato punti quando Lauda proprio non correva, era in ospedale, e continua a recuperarne e rosicchiarne volta per volta. L'idea è che comunque Lauda possa arrivare alla fine a gestire il vantaggio. Infatti si arriva prima dell'ultima gara con 3 punti di vantaggio del ferrarista sull'inglese. Basta che in Giappone Lauda arrivi davanti al rivale inglese, o che perlomeno il rivale inglese non recuperi più di 3 punti sull'austriaco. Gran Premio del Giappone, dunque. Inizio gara fissata alle 6:30. Io, 9 anni, dall'altra parte del pianeta, mi metto la sveglia di domenica mattina e accendo la TV. Le immagini della TV, come sempre in quegli anni, sono ovviamente in bianco e nero, e anche molto sbiadite, molto sfocate. Ma le immagini che pervengono dal Giappone sul televisore di casa mia sono troppo sfocate. Ma in realtà non sono sfocate, perché quello che vedo io è un muro d'acqua. Sta piovendo che Dio la manda. Al punto che stavolta l'intera commissione dei piloti, compreso Hunt, chiede di sospendere, rinviare la gara, ma comunque di non correre quel giorno. Il patron della Formula 1, Bernie Ecclestone, si oppone. Si parte ugualmente. Si mette in moto il Gran Premio e nelle immagini televisive, immaginate voi quello che e invece avviene nelle macchine, che sono aperte le monoposto. Nelle immagini televisive si vede solo una nuvola d'acqua. Le monoposto sono letteralmente avvolte dall'acqua. E il secondo giro, anche qui, secondo giro come nel Gran Premio di Germania di qualche mese prima e del rogo di Niki Lauda. A un certo punto, improvvisamente, Niki Lauda si ferma ai box. Il telecronista, un superbo Mario Poltronieri, come tutti, non si spiega cosa stia accadendo dopo solo 2 giri. Problemi di gomme non ce ne possono essere, perché evidentemente tutte le auto sono partite con le gomme da bagnato, da bagnatissimo se si può, e Lauda si ferma e scende. A 9 anni io battezzo la situazione, ed è una lettura che poi sarà confermata dai fatti. Io penso quest'uomo ha paura. Io, grandissimo tifoso di Niki Lauda, penso quest'uomo ha paura. Cioè la macchina non ha nulla. E in effetti è così. Niki Lauda, nonostante le pressioni che riceve dal club Ferrari, dai vertici della Ferrari, che gli chiedono di dire in conferenza stampa che la macchina aveva avuto un problema elettrico, Niki Lauda è uno che non si lascia influenzare rispetto a ciò che pensa la gente. Niki Lauda, ce l'ho scritto su questa maglia, diceva che quando ce la fai sono tutti con te, quando perdi sono tutti contro di te, in mezzo non c'è nulla. Lauda lo sa bene, va in conferenza stampa e dice: non ho avuto particolare paura, ho ritenuto che fosse una cosa stupida continuare a correre in quel modo, perché non si vedeva niente, c'erano muri d'acqua da tutte le parti, la macchina era completamente incontrollabile, scivolava sull'acqua, io non potevo esercitare il mio ruolo da pilota, la Ferrari mi paga per correre, non per andare ad ammazzarmi. E se ci pensate bene, non conviene neanche alla Ferrari che mi ammazzi. Lauda si ritira. James Hunt, per un punto, vince il titolo mondiale. Ecco, da quel giorno, Niki Lauda è veramente entrato nella schiera degli eroi dello sport. L'unico giorno in cui ha perso per paura a fronte di molte altre vittorie. Anche questo è Sport Heroes.